Buongiorno a tutti, nell'ambito di questa manifestazione vorrei darvi alcune informazioni riguardo il tumore del seno. Il tumore del seno della mammella è il tumore che colpisce più frequentemente le donne italiane. La sua incidenza resta stabile negli anni, però grazie a una serie di aiuti che poi vi dirò, nella realtà dei fatti la mortalità sta gradualmente diminuendo. È possibile fare prevenzioni su questa forma di tumore, prevenzione non solo di tipo genericamente alimentare, di stili di vita di cui avete già sentito parlare, ma soprattutto facendo periodicamente dei controlli clinico strumentali. Quando iniziare i primi controlli? In realtà dei fatti bisogna sin dalla giovane età avere attenzione al proprio corpo, alla forma del proprio seno, quindi cercare di fare la cosiddetta autopalpazione che permette alla donna di conoscere le caratteristiche del seno. Intorno ai 30 anni si invita le nostre donne a fare una prima visita senologica e eseguire la prima ecografia. Quindi dai 30 ai 40 anni si propongono controlli ecografici e clinici e intorno ai 40 anni si dice che vale la pena fare la prima mammografia di base. Dopodiché periodicamente ogni 2 o 3 anni si fa sia mammografia ed ecografia, perché si fanno entrambi. In realtà dei fatti l'ecografia esclude delle situazioni e la mammografia ne esclude le altre. Quindi due esami integrati insieme permettono di trovare dei tumori, e fatte con una certa frequenza e periodicità si possono trovare tumori estremamente piccoli, millimetrici, e quando noi siamo di fronte a tumori di piccolissime dimensioni, millimetriche o sotto il centimetro, abbiamo un'umana garanzia di non avere problemi di vita e di guarire di questa malattia. Inoltre il fatto di poter trovare tumori di piccole dimensioni permette interventi estremamente conservativi, per cui l'immagine corporea della donna non viene in nessun modo deturpata. Qualora per una serie di eventi la donna invece dovesse essere sottoposta a interventi di chirurgia demolitiva, cioè asportazione di tutta la ghiandola mammaria, è possibile contestualmente, ormai nella realtà non solo in Milano ma in tutta Italia, eseguire contemporaneamente all'asportazione a ghiandola mammaria la cosiddetta ricostruzione mammaria, con direi dei buoni risultati anche a distanza di tempo. Quindi messaggio alle donne di eseguire periodicamente controlli clinico-strumentali nel tentativo di trovare tumori sempre più piccoli ed avere uno stile di vita corretto. Grazie.